27 aprile, buongiorno, benvenuti a Occhio ai giornali. Commento alla stampa del giorno. Pronti come sempre alle 7 del mattino in diretta per sfogliare alcuni giornali, alcune pagine che abbiamo selezionato per voi. Allora partiamo però come sempre dal Santo e poi vediamo il tempo perché questa settimana pioverà. Allora, Santa Zita, il santo di oggi, tra i santi, eh, Santa Zita, alba 607, tramonto 20.09. Uno sguardo come sempre a trebimeteo.com, instabile al nord e su parte del centro con piogge temporali nei prossimi giorni. Al sud invece l'anticiclone africano che porterà addirittura a temperature intorno ai 30 gradi. Vediamo subito però la proiezione per oggi. Nelle marche avremo, questa è la fotografia della notte, vedete un po' di pioggia, mattinata, poi il pomeriggio ancora qualche debole piovasco. Ma è la sera, questa sera che pioverà tanto, ma con rovesci di pioggia e con eh, cumulati al suolo insomma importanti eh, questo per quanto riguarda la notte e la mattinata di domani sempre nella nostra regione poi nel pomeriggio temporali in collina ancora un po', un po di pioggia e la sera eh, migliora ma ecco prepariamoci insomma tra stanotte e domani a questa, eh, questa pioggia abbondante e questa settimana, come diceva ieri chi ha visto il telegiornale Occhio alla notizia, un ristoratore di Pesaro a un certo punto diceva un po' sarcastico: sì, apriamo in una settimana dove pioverà praticamente 5 giorni su 7. Ma di fatto i ristoranti, i bar eh, possono servire eh, fuori, eh, fuori all'aperto, le temperature ancora non aiutano ma comunque è già qualcosa. Andiamo a vedere i titoli allora, la prima pagina del Carlino di Pesaro con la fotonotizia, la ripartenza, viene mangiando, voglia di normalità. Ristoranti bene a pranzo, semi vuote invece a cena, anche perché mangiare fuori a cena con Queste temperature ancora non è, diciamo, il eh, caso. Scuole promosse autobus rimandati invece superiori al 70%. Gli studenti segnalano troppa gente sui mezzi in città e assembramenti in piazzale Matteotti. A Pesero, morto Ale Alvesio Vagnini, aveva 63 anni, da tutti ritenuto un uomo buono. Mentre in 15 alla barra durante i controlli i carabinieri multano eh, tutti quanti. San Bartolo sale la protesta. Questa mettiamoci un tutor evidentemente per l'alta velocità e poi il personaggio intervistato dal carino di oggi Paolo Campanelli 90 anni a tutto gas tra moto e pazzie poi invece a Fano concerto con il pubblico che spettacolo tornare a teatro teatro della fortuna restrizioni confermate invece Valle Foglia Monte Labate restano tra il rosso e l'arancione VL e Vis invece di taglio basso sempre sulla prima ora c'è il futuro da programmare messa la parola fine sul il discorso salvezza. La società Le società iniziano a guardare avanti, mentre il centro vaccini ok alla mensa di talacchio per valle foglia semaforo verde dopo il sopralluogo, ma resta da sciogliere il nodo dei medici. Corriere Adriatico. Eh, Corriere Adriatico, il titolo d'apertura è come al solito eh, con, con il titolo inglese Food, 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 Riccardo Food o Food? Eh, ci scherzo, eh. Eh, food, allora, oasi del food per i locali, sarà oasi dei piedi per i locali, ma che significa? Il comune studia in centro area solo pedonale allora è piedi, food, piedi? Uno che non è andato a scuola eh, un pensionato che vuole leggere il gioco, food, piedi? O, o food, piedi? Food, ah ecco allora sarà, sarà cibo, io quasi quasi faccio finta di non averlo letto e vado avanti food chiaramente è il cibo Uh, il concorsone sugli spalti dello stadio, quindi traduciamo Osi del cibo per i locali. Oh, senti come suona meglio? No, Riccardo, non è meglio così? Si capisce subito. Osi del cibo per i locali, però Osi del food, vabbè, lo stesso. Ok. Battaglia persa. Il concorsone invece sugli spalti dello stadio, iscritti in 5002, la Regione lo farà sostenere allo stadio del Conero, eh, mentre feste e cena a caso fuori, ecco le regole da rispettare. Eh, da chi non ha spazio all'aperto al numero di persone che possono stare al tavolo, dalla distanza tra i tavoli all'orario di rientro a casa e se arriva la pioggia che si fa, insomma ecco tutti i dubbi che riguardano ristoranti, bar e luoghi spe di spettacolo nel pieghe del decreto del 26 aprile sono ancora molti i particolari da mettere a uh, fuoco. Ma c'è un articolo che, sul quale adesso noi ci soffermiamo un attimo questa mattina, secondo me è un articolo importante perché... Chiaramente in questa fase siamo um, a ridosso di, del mese di maggio, quindi teoricamente con l'esperienza dell'anno scorso, questo dovrebbe essere il mese in cui eh, lascia ci lasciamo alle spalle eh, il lockdown, quindi in momenti diciamo più difficili per quanto riguarda questa pandemia. E quindi il, il confronto è su come è stata gestita all'inizio, quali sono le differenze tra quest'anno e l'anno scorso. Ce n'è una in particolare quella del virus sulle superfici. L'anno scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva eh, subito messo in allarme tutti quanti perché insomma, si diceva che bisognava fare attenzione a toccare le cose, eh, il bancomat piuttosto che eh, i tavoli, la plastica, tutto, insomma, tutto quello che è superficie, perché lì il virus poteva essere pericoloso. Ora, in realtà, a distanza di un anno e grazie anche a evidenze scientifiche, anche a degli studi fatti eccetera, possiamo... E lo leggiamo tra poco da questo articolo di Lorenzo Moroni. Possiamo capire eh, e sappiamo che la co le cose non stanno esattamente così come ce le aveva eh, propinate l'Organizzazione Mondiale della Sanità un anno fa. Dunque, questo anche eh, dopo un blitz nei supermercati, dove sono state trovate sì tracce di virus, però, però se ci si domanda ma eh, anche se in questi supermercati era presente il virus nelle superfici, era possibile infettarsi sì o no? La risposta è no, o perlomeno no. Un caso su 10.000. In 18 negozi su 981, i NAS, il nucleo antisofisticazione dei carabinieri, ha trovato contaminate anche le tastiere del POS, il POS e il Bancomat. Ma uno studio frena e dice i rischi sono minimi. Allora andiamo a vedere un po' nel dettaglio, perché tanto a fare la spesa in questo anno, due anni, di, un anno e mezzo di pandemia ci siamo sempre andati, anche per forza. Quindi eh, vediamo di capire un po'. Il coronavirus è nell'aria, c'è troppa attenzione alle superfici. È il titolo di un editoriale pubblicato di recente dalla rivista scientifica Nature, una delle più autorevoli e antiche al mondo. Uscì nel 1869 la prima edizione, come dire, pensiamo piuttosto a coprirci bene naso e bocca e a mantenere il distanziamento. Basterebbe questa sintesi per tranquillizzare i milioni di italiani che affollano i supermercati, che sono soliti servirsi dei dispositivi salvatempo per una spesa più rapida, oppure utilizzare carrelli e cestini e pagare preferendo il post, quindi il bancomat, ai contanti. Non solo. Eh, loro possono tirare un sospiro di sollievo, ma anche giustamente commessi e cassieri. Eh, Cos'è accaduto? I carabinieri del NAS hanno battuto in lungo e il largo eh, il territorio nazionale, ispezionando appunto 981 esercizi e in 18 casi sono state trovate tracce di Covid eh, sui carrelli, sui cestini della spesa, sulle tastiere per il pagamento del bancomat delle bilance e eh, dispositivi salvatempo per la lettura automatica dei prodotti, insomma, hanno trovato tracce di virus. Però, 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 però mentre dicevamo l'OMS all'inizio diceva attenzione, igienizzate tutto, bla bla bla, adesso l'ultimo report di un centro di controllo e prevenzione americano Uh, dice: Spiega che la trasmissione del virus attraverso il, uh, il contatto con una superficie è molto raro, questo è bene sottolinearlo. Praticamente un caso, dice questo studio, su un caso su 10.000. Ogni 10.000, insomma, non bisogna andare al supermercato avendo il terrore e la paura di essere eh, contagiati, eh, toccando le eh, superfici, perché è irrisorio il rischio di contagiarsi toccando appunto le superfici. Così lo dice anche Alessandro Miami. Miani, che è professore di prevenzione ambientale all'Università di Milano e presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. E lo dicono appunto le numerose pubblicazioni scientifiche, i dati raccolti e le analisi epidemiologiche. Ora, questo non significa eh, che uno deve andare al supermercato eh, fischiettando e cantando e mettendosi le mani in bocca o mangiandosi le unghie. Insomma è chiaro che bisogna eh, portare sempre o oh, strofinarsi gli occhi dopo aver toccato gli scaffali e quant'altro. È sempre bene, lo dicono e lo si dice anche in questo articolo, igienizzarsi le mani. Eh, tenere la mascherina eh, correttamente fin sopra il naso e quindi evitare, come sempre, il contatto, stare vicino, troppo vicino alle persone, eccetera, eccetera, il distanziamento, eccetera. Quindi, poi è importante: studi di laboratorio hanno accertato che il SARS-CoV-2 resta vitale per sette giorni sulle mascherine chirurgiche, per tre giorni sulle banconote, per sei giorni su acciaio o plastica e per quattro giorni sulla pelle. In altri casi invece come sui vestiti la vitalità del virus si riduce a otto ore, quindi sui vestiti regge, eh, regge poco. Poi insomma c'è tutto il discorso, ma vi invito a leggere l'articolo perché... Eh, tutto ciò che è scritto in questo articolo è molto interessante eh, e ci si ritrova perché sono situazioni che noi viviamo quotidianamente, eh, che, quindi è molto interessante eh, per come è, è, è scritto. Mentre sempre facendo il confronto con la situazione dell'anno scorso... Eh, il Corriere Adriatico a pagina 2 pubblica questa tabella che subito ci dà l'idea eh, di come era la situazione il 3 maggio dell'anno scorso e il 25 aprile di oggi, di, di quest'anno. Vedete nuovi casi positivi, la prima è riga in alto, nuovi casi positivi l'anno scorso erano 21, più o meno come oggi, e in realtà oggi vedete sono 299. Però chiaramente va subito detta una cosa. Uh, Quest'anno uh, i test, gli screening sono molti di più rispetto a un anno fa. Però ci dice una cosa questa tabella e l'andiamo a vedere sull'articolo uh, che pubblica il giornale questa mattina. Allora, i dati, uh, i contagi, anzi, scusate, i contagi rispetto all'anno scorso sono 10 volte superiori, ma tracciabilità e diagnostica sono più estesi. ma una cosa ci dice questo report, che il virus circola molto di più quest'anno, spinto da che cosa? Spinto dalla contagiosità, fino al 50% in più, di varianti come quella inglese ormai prevalente anche nella nostra regione, anche nella regione Marche. E adesso ciò che invece preoccupa, eh, ecco perché non bisogna abbassare la guardia è la variante indiana, variante indiana che è arrivata anche in Italia, c'è un padre e una figlia in Veneto che stanno bene per fortuna ma che di ritorno da un viaggio recente lì in India, appunto, hanno portato questa variante. L'obiettivo invece sui vaccini è nelle Marche sempre di 12.000 al giorno, mentre ancora nella nebbia la fascia di persone 60-64 anni, però è ormai solo questione di ore, mentre per tutto il resto della popolazione, vale a dire dai ragazzi 16 fino ai 59 anni, si parla di vaccinazioni a luglio ma molto dipende dalle forniture che sono, come sappiamo, insomma, molto eh, a rilento. Intanto Valle Foglie e Montelabate sono ancora tra rosso e arancione, da domani di nuovo la restrizione nei due comuni, gli altri invece tornano gialli, quindi Acqualagna e Tavuglia si smarcano e tornano in zona gialla, limitazioni per gli spostamenti, le attività economiche e le scuole. Ehm, Cinzia Ferri che è... La sindaca, sindaco di Montellabate dice: Senza fare alcuna polemica, trovo assurdo. È ridicolo chiudere da mercoledì 28 fino a martedì 4 maggio perché essendo due comuni che hanno comunque zone industriali produttive, si riferisce ovviamente anche a Valle Foglia, eh, raccolgono persone da fuori, quindi sarà difficile abbassare questo dato e non credo che ci saranno molti controlli. Intanto eh, risalgono i ricoveri ma non in terapia intensiva, nessuna vittima invece in provincia di Pesorubino dove i nuovi casi sono 32. C'è polemica invece al Ristò, il centro lab vaccinale di Pesaro, dentro l'Iper Rossini, perché in questi giorni resterà chiuso, Insomma, ecco, ci si parla tanto di vaccinare, di fare la svelta, poi per tre giorni invece è costretto a chiudere. Perché? Perché sarà tutto fermo per tre giorni, eh, perché non ci, sono, non ci sono i vaccini. Eh, solo a Muraglia, sempre a Pesaro, ma per le, le categorie fragili, per i, eh, i eh, caregiver, per gli ospiti dei centri diurni e residenziali, eh, solo per loro, anche per gli anziani di omicidio, proseguirà la profilassi, proseguirà dunque la vaccinazione. Mentre Fano e Urbino, potranno continuare quindi al Fano, al Codma e a Urbino potranno continuare le vaccinazioni questo perché? Perché in realtà Fano e Urbino hanno avuto un rallentamento nei giorni precedenti e infatti a pagina 18 il resto del Carlino eh, fa questa, questo distinguo Uh, Risto chiuso, colma aperto, ecco il perché. Diversamente da Pesaro, la campagna vaccinale non si ferma affano, al ritmo di 540 dosi al giorno. Mentre c'è un incidente che è avvenuto al, sul lavoro a San Costanzo giù dalla Tettoia grave, un 54enne che stava curando la manutenzione in un uh, agriturismo. Assembramento al Bari invece a Monte Labate, i carabinieri sanzionano uh, 15 clienti con 400 euro di multa per mancare. Osservanza delle disposizioni anti-COVID, qualcuno senza mascherina, altri all'interno del locale oppure troppo vicini fra loro. Mentre sempre, dal Carlino di Pesa, un incidente tra auto e scooter ferite due ragazzine di eh, 16 anni. Mentre eh, Centro Vaccini promossa la mensa di Talacchio, eh, ma resta il noto dei eh, medici. Quindi, probabilmente, se si risolverà questa questione dei medici, eh, Talacchio avrà un mini centro vaccinale, quindi eviterà a tutte le persone di quell'area di spostarsi al resto di Pesaro. Un'intervista invece sul Corriere Adriatico di questa mattina, un'intervista a un personaggio che in questi giorni ha avuto da fare, ma su un parquet che è quello, eh, che poi non è il parquet, è un terraflex, insomma vabbè, il, del, 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 del palazzetto dello sport di Cittanova Marche, lui è... Un grande campione, probabilmente il più grande centrale al mondo di pallavolo cubano. Simon ha un, un paio di ristoranti, due o tre ristoranti eh, con alcuni soci a Civitanova Marche ed è stato intervistato questa mattina dal Corriere Adriatico perché appunto eh, non tanto come giocatore di volley ma come imprenditore lui dice togliete il coprifuoco dai ristoranti parola di un cubano nelle marche eh, lui ha due locali per l'inverno dice ci inventeremo qualcos'altro eh, alla domanda ma eh, vengono in questo locale perché ce l'hai come attrazione eh, ci sei tu come attrazione del locale oppure no? No, dice qui conta divertirsi, poi Civitanova cresce di questo posto, mi piace c'è praticamente tutto, davvero Civitanova una bellissima città che sta eh, facendo tante belle cose ed è un piacere andarci soprattutto in questo periodo. Ancona ordina, arancio scuro, nuova ordinanza regionale, da domani al 4 maggio tornano le imitazioni Valle Foglie e Montelabate restano già le tavuglie acqualane, occhielli contrario, la sindaca Ferri mi sembra una assurdità. Morto Alvesio eh, Vagnini invece a pagina Nova del Carlino, eh, Vagnini per tutti era Elvis, eh, aveva 63 anni, ha avuto un malore mentre apriva la porta di casa data del funerale da decidere dopo l'autopsia i fratelli dicono aveva un cuore eh, d'oro poi invece i cento anni di Vallerina Ferri il covid pregate e godete eh, dice a cento anni e senza sentirli questa eh, nonnina che appunto si chiama Vallerina Ferri, eh, di Villa Ceccolini, oggi compie 100 anni, Era nata, è nata a Pesaro il 27 aprile del 1921, ha tre figli, sei nipoti e sette pronipoti. Ho sempre lavorato da contadina, dice lei, eh, fino a 94 anni piantavo i eh, pomodori. Imprenditori alla Cana del Gas, la cronaca e la pagina di fano del Corriere Adriatico. Attenti alla criminalità perché la criminalità è in agguato. La presidente Barbara Marcolini avverte guai a fare tirare eccessivamente la corda. E dunque attenzione a non tirare troppo la cinghia. Un imprenditore alla Cana del Gas, ce ne sono parecchi in giro. Può chiudere l'attività oppure essere tentato, anche quello di rivolgersi come la criminalità organizzata presta denaro a interessi di usura. Mentre in zona gialla queste, le regole, queste regole sono inutili e senza senso, gli operatori ribadiscono che in simili condizioni non possiamo resistere. Insomma, sono in tanti a dire, adesso però basta, non fateci chiudere più. Abbiamo fatto, ma adesso basta. Qualsiasi cosa accada, noi non chiudeteci più. Paolini ribadisce invece senza la fusione De Profundis di ASET e multi Servizi, il Presidente è sentito in Commissione Garanzia e Controllo, il Sindaco Seri però non si presenta. E ancora, restando a Fano, sempre sul Corriere, scavi nell'area dell'ex Filanda, emergono reperti importanti. Oggi c'è un sopralluogo di Marcheggiani al Teatro Romano. Prima relazione sui ritrovamenti, mentre San Pietro in Valle, risanamento rinviato, prosegue però l'intervento per poter riaprire la chiesetta al pubblico. Il carriero di fano invece al tavolo pure con il giubbotto, la pioggia non guasta il rito. Ripartenza col botto per tanti ristoranti malgrado le incognite e le difficoltà. Titolari soddisfatti, ma molti non riapriranno per la cena, eh, conviene aspettare. E qui siamo all'interno della trattoria eh, La Quinta. Eh, Barbara Renga dice "L'affetto dimostrato dai nostri clienti ci dà la forza per ricominciare". I tavoli quasi tutti occupati ieri a pranzo dalla Quinta, erano stati allestiti coperti in veranda poco dopo l'orario di apertura erano già tutti Pieni, controlli sui bus, verifiche a go-go, ma insieme si sta meglio. Lezioni finalmente in presenza per alcune classi delle superiori. Siamo sempre a Fano. Eh? Il nodo restano i trasporti. Appello del preside Giombi su Palazzo Petrucci. E sull'altra pagina invece, a pagina 16 del Carlino, di Fano tornano gli applausi al Teatro della Fortuna. Ieri il primo concerto della riapertura, interpretato da Francesco Dorazio con la OSR, eh, Orchestra Sinfonica Rossini. Seri, che è il sindaco di Fano, lo vedete qui. Mentre assiste al concerto, dice chiudere questi luoghi è un delitto. Gli organizzatori eh, dicono che questo ritrovato contatto è importante anche per i musicisti. Mentre il Carlino di Pesaro questa mattina eh, fa un'intervista un a Paolo Campanelli. Eh, Paolo Campanelli fa 90, una vita a tutto Gaza, ha corso per 32 anni finché non lo ha fermato una norma federale, è stato il più grande pilota privato d'Italia, sempre seduto sul eh, suo coraggio. A Paolo Campanelli Valentino Rossi praticamente gli fa un baffo, scrive eh, questa mattina Franco Bertini nel il giornale eh, raccontando di questo centauro meccanico costruttore che ha vinto 27 gare e un campionato italiano raddoppiano invece a Fossombrone i posti all'ospis, i lavori partiranno il 3 di maggio, passeranno da 10 a 20, il sindaco Bonci dice ho ricevuto la comunicazione eh, formale mentre eh, dall'altra eh, pagina del giornale da Urbino io mamma e presidente dell'Erdis Scalini ancora doppi per le donne Acquaroli ha firmato il decreto del nuovo CDA, Magrini già al lavoro a breve incontrerò Calcagnini sotto invaso no, si rinnovi la rete idrica pesarese, proposta atto contestata dagli ambientalisti, siamo da pecchio anche nel eh, metodo. Invece da Pergola, rifiuti abbandonati ovunque, c'è troppa maleducazione, la sindaca di Pergola perde la pazienza, cartacce e bottiglie anche sotto i portici, mentre la cronaca lavora a una grondaia precipita a terra, un uomo di 55 anni a San Costanzo è stato trasportato in eliambulanza alla Torrette di Ancona. A Senigaglia la pioggia non ferma i primi pranzi, verso il tutto esaurito nel fine settimana alcune disdette nei ristoranti, ma le verande salvano i clienti, l'incognita lavori sul lungo Mare. Eh, affittasi casa, ma gli annunci sono falsi, ancora truffe, eh, così sulla, in città a Senegal. Noi abbiamo finito con la rassegna stampa. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Vi ricordo che questa sera, dopo il telegiornale delle 20.30, andrà in onda Guarda Chi C'è e l'ospite di questa sera sarà Sabino Morra, autore del programma Guarda Chi C'è e autore del libro intitolato TAC. Grazie e a voi tutti l'augurio di una buona giornata. E